ragazzi, anche questa volta un classico, un meraviglioso classico che mi ricorda tantissimo la mia infanzia perché è stato uno dei primi libri che ho letto dall'inizio alla fine, tutto da sola e ne ero così orgogliosa. Si chiama I pattini d'argento di Mary Dodge. È ambientato nei Paesi Bassi, è una storia bellissima di famiglia, di amore tra fratelli, di amicizia e generosità. Vi racconto in breve la trama. Siamo appunto in Olanda e qui il papà Brinker di questa famiglia purtroppo ha un incidente sul lavoro, lavora ad una diga e batte la testa, perde la memoria, una commozione cerebrale ed è difficilissimo per la famiglia tirare avanti perché sono due figli da allevare, la mamma da sola e questo marito da curare, non hanno i soldi e in più si lega a questa storia anche il desiderio da parte di questi due ragazzi di partecipare ad una gara di pattinaggio su ghiaccio, ma i loro pattini sono di legno e naturalmente non hanno chance rispetto agli altri ragazzini che invece ce li hanno d'acciaio moderni e quindi è una sfida da superare. Ci sono tante sfide, un'altra è quella di curare il padre senza soldi e Hans, che ha 15 anni ed è un ragazzino molto risoluto, molto in gamba, e chiede al dottor Bockman di, anche se è scorbutico, molto scortese di andare a visitare il padre, ma il dottore è così perché ha perso la moglie e il suo figlio ed è arrabbiato con il mondo e quando vede Hans così volenteroso, così in gamba, gli ricorda tanto suo figlio e quindi va a visitarlo gratuitamente e decide anche di operarlo gratuitamente. E alla fine si scopre anche che dei soldi erano stati nascosti dal padre che aveva perso la memoria e quindi si ritrovano anche quei soldi una volta operato il padre. E poi c'è anche un finale ancora più lieto perché vi ho parlato di una gara e quindi è entusiasmante. È una bellissima storia di amore tra fratelli, in famiglia, una famiglia unita che si ama, che supera le difficoltà con l'amore. È anche una storia di generosità, ve l'ho detto, questo dottore che non fa il suo lavoro per semplice dovere o obbligo, ma perché per passione, no? E allora vi dico, è una lettura bella, è un classico e potete leggerlo tranquillamente perché non è lungo ed è molto piacevole da leggere, scorrevole, scritto in maniera molto semplice. Quindi ve lo consiglio vivamente. Pattini d'argento di Mary Dodge, buona lettura e a presto. Ciao.